Murdered or otherwise neutralized. As a result of being targeted by COINTELPRO, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. The FBI, with the help of local police agencies, systematically said false accusations and fake news articles to the press accusing me and other activists of crimes we did not commit although in my case the charges were eventually dropped or i was eventually acquitted the national and local police agencies created the situation where based on their false accusations against me any police officer To me on It was not until the Freedom of Information Act was passed in the mid 70s that we began to see the scope. All'udienza successiva, barcolai alla vista del posto vuoto. Assente e incurante, pensavo a Rema, completamente estranea a quanto veniva detto. C'era una discussione su questa o altra udienza. Su questa o altra mozione, e niente aveva il minimo senso per me. Ma Evelyn era all'opera, non lasciando passar nulla, ripetendo tutte le proprie obiezioni perché fossero registrate. Ero annoiata a morte, completamente estranea, fino a quando non cominciò la procedura di scelta della giuria. C'erano due pubblici ministeri, uno estremamente repellente, un tizio grasso, pronto al L'altro un tizio piuttosto giovane, magro, con la barba e l'aspetto di un lupo mannaro. Non mi ricordo neppure i loro nomi. Il nome del giudice era William Thompson ed era nero: un fatto che mi sorprese. Penso che gli avessero assegnato la causa perché erano sicuri che saremmo stati condannati e si immaginavano che un giudice nero avrebbe almeno dato l'illusione della giustizia. Thompson era a suo modo un personaggio. Raramente stava seduto sul seggio e girava in continuazione per l'aula. Anche se non poteva, neanche con il massimo dell'immaginazione, essere accusato di agire in nostro favore, e la sua carriera politica non sarebbe stato certo stata facilitata dal nostro proscioglimento, comunque il tribunale non aveva la solita atmosfera da linciaggio vero e proprio. La procedura per la scelta della giuria è rimasta impressa nella mia mente. Se mai qualcuno dovesse scrivere un libro su come un avvocato nero possa scegliere una giuria ed eliminare dalla lista i giurati ostili, razzisti e con pregiudizi, allora sarà certamente Evelyn la persona indicata per farlo. Mi affascinava guardarla. Era tutta zucchero e miele quando incominciava a esaminare i possibili giurati. All'inizio quasi tutti i membri bianchi della giuria esordivano dicendo di non avere pregiudizi. Quando Evelyn aveva finito di far loro le domande si scopriva che non avevano amici o vicini di casa neri, che si sarebbero opposte al matrimonio dei loro figli con una persona nera, che si erano rivolti a dei neri chiamandoli negri o con altri nomi dispregiativi. Dopo un po' molti dei bianchi chiesero di essere esonerati persino prima che Evelyn cominciasse loro a fare domande. Molti preferivano essere esonerati piuttosto che lasciare esaminare i propri sentimenti verso la gente nera, i militanti neri e le Black Panthers. Se si pensa al fatto che la media dei difensori neri riesce a rivolgere ai possibili giurati solo alcune domande per formalità, allora si capisce perché tanti neri finiscano in galera. Ed anche con Evelyn, che pure ce la metteva tutta nella scelta della giuria, la lotta era lunga e ardua ma alla fine ce la facemmo ad avere 4-5 giurati neri con un risultato notevole ovunque in America, eccetto che per il District of Columbia il pubblico ministero ebbe perfino il coraggio di chiedere ulteriori ricusazioni per intorie, per avere la possibilità di estromettere alcuni giurati dalla lista. La cosa più dura per me in aula era tenere la bocca chiusa. Chiusa, stare seduta tranquillamente e soffrire in silenzio. Evelyn, perfettamente cosciente di questo, accettò di buon grado il fatto che io eh, agissi da codifensore. codifensore anche se continuava ad essere scettica sulla mia capacità di controinterrogare i principali testimoni, considerava un'idea eccellente il fatto che io facessi la dichiarazione iniziale. Alla fine, dopo aver passato moltissimo tempo a scrivere alla tenue luce notturna della mia cella, la presentai. Ero maledettamente nervosa, dato che non mi era mai piaciuto parlare in pubblico, ma feci del mio meglio per esprimere alla giuria alcune delle cose che sentivo. Giudice Thompson, fratelli e sorelle, uomini e donne della giuria. Ho deciso di agire da codifensore e di rilasciare questa dichiarazione iniziale non perché mi faccia illusioni sulle mie capacità giuridiche, ma perché ci sono delle cose che devo dirvi. Ho trascorso molti giorni e molte notti dietro le sbarre pensando a questo processo, a questa violenza. E per me solo chi sia stato così intimamente vittima di questa pazzia come io lo sono può rendere giustizia a quanto da dire. Se voi pensate che io sia nervosa, ebbene non vi sbagliate, è solo perché so che questo momento è irripetibile e così tanto dipende da esso. Devo leggerla questa dichiarazione preliminare perché ho paura che se non lo facessi dimenticherei la metà di quello che ho da dire. Vi prego di avere pazienza. Questa non sarà una dichiarazione preliminare convenzionale, innanzitutto perché non sono un avvocato. Inoltre ciò che è accaduto a me e ciò che è accaduto a Ronald Myers non viene dal nulla. C'è una lunga serie di eventi e di comportamenti che hanno fatto sì che noi fossimo qui. Mentre eravamo seduti in quest'aula, durante la fase di selezione della giuria, ho ascoltato il giudice Thompson che vi parlava del sistema eh, di giustizia americano, parlava della presunzione di innocenza, parlava di uguaglianza e di giustizia. Le sue parole erano come un sogno meraviglioso in un mondo meraviglioso. Ma io sono rimasta in attesa del processo per due anni e mezzo. E la giustizia, ai miei occhi, non è stata il sogno americano, è stata l'incubo americano. C'è stato un tempo in cui volevo credere che ci fosse giustizia in questo paese, ma la realtà si è fatta strada violentemente e ha distrutto tutti i miei sogni ad occhi aperti. Mentre aspettavo questo processo. Mi sono guadagnato una laurea in giustizia, o piuttosto nella sua mancanza. Ero vicina di cella di una donna incinta che si stava facendo 90 giorni per avere preso una scatola di Pampers e vedeva graziare in televisione un presidente che aveva rubato milioni di dollari e che si era reso responsabile della morte di migliaia di esseri umani. Per cosa? Per la pace con onore? A Nixon è stato concesso l'indulto senza neppure passare per un processo o essere dichiarato colpevole o aver trascorso neppure un giorno in prigione. Chi altro potrebbe commettere alcuni tra i più orrendi distruttivi crimini nella storia e ricevere uno stipendio di 200.000 dollari l'anno? Ford. Ha affermato di avere concesso l'indulto a Nixon perché la famiglia di Nixon aveva sofferto abbastanza. Bene, e allora che ne è delle migliaia di famiglie di cui i figli hanno dato le proprie vite in Vietnam? Che ne è delle migliaia di persone condannate dalla nascita alla povertà, a vivere come animali, a lavorare come cani? E che ne è delle famiglie che hanno figli e figlie in prigione, che non possono permettersi neppure un legale o un avvocato per i propri figli? Dov'è la giustizia per loro? Che tipo di giustizia è questa? Dove i poveri vanno in prigione e i ricchi restano liberi? dove i testimoni vengono assoldati, comprati e corrotti, dove le prove vengono inventate e costruite, dove la gente viene giudicata non una az... ah, per una qualche azione criminale, ma per le proprie idee politiche, dove era la giustizia per gli uomini di Attica, dove era la giustizia per Medgar Evers, Fred Hampton, Clifford Glover. Dov'era la giustizia per i Rosenberg? E dov'è la giustizia per i nativi americani, che chiamiamo così arrogantemente indiani? Non sono sotto processo qui perché sono una criminale o perché abbia commesso un crimine. In tutta la mia vita non sono mai stata condannata per un reato. Ronald Myers non è sotto processo perché abbia commesso un reato. Aveva 19 anni quando si è costituito dopo aver visto la propria foto sui giornali. Pensava che la polizia si sarebbe resa immediatamente conto dell'errore. Ho incontrato Ronald Myers per la prima volta circa otto mesi fa durante un colloquio con gli avvocati. È stato uno strano incontro, qualcosa che spero di non dover provare mai più. Sono rimasta colpita nel vedere quanto fosse giovane. E qualunque sarà il risultato di questo processo, sentirò sempre l'amarezza per quello che è stato fatto a Ronald Myers e per quello che è stato fatto a me. Non credo che sia solo un caso che noi siamo qui sotto processo. Questa vicenda giudiziaria non è che un altro esempio di ciò che accade in questo paese. Nel corso di tutta la storia americana molte persone sono state imprigionate a causa delle proprie idee politiche e accusate di atti criminali per giustificare il loro arresto ha osato parlare contro le ingiustizie in questo paese sia neri che bianchi hanno pagato caro il proprio coraggio qualche volta con la vita Marcus Garvey, Stockley, Carmichael, Angela Davis, i i Rosenberg, Lolita Lebron sono stati tutti accusati di delitti solo a causa delle loro idee politiche Martin Luther King è stato in prigione numerose volte per avere guidato manifestazioni non violente, perché vi state probabilmente chiedendo questo governo vuole rinchiudere in prigione me o Ronald Myers. A mio avviso la risposta è molto semplice, per lo stesso motivo per cui questo governo ha messo in prigione chiunque abbia parlato a favore della libertà, chiunque abbia detto datemi la libertà oppure datemi la morte. Durante il vostro esame preliminare vi abbiamo interrogato sul termine militante. C'è una ragione. Alla fine degli anni 60 e agli inizi degli anni 70 in questo paese c'è stato un sollevamento generale, c'è stato un forte movimento popolare contro la guerra, contro il razzismo, nelle università, nelle strade e nelle comunità nere e portoricane. Questo governo, le polizie locali, L'FBI e la CIA hanno iniziato una guerra senza quartiere contro quelli che consideravano militanti. Stiamo scoprendo solo ora, in seguito a inchieste all'interno dell'FBI e della CIA, quanto estesi e quanto criminali fossero i loro metodi e quanto lo siano tuttora. Questo governo si è dato a una caccia alle streghe contro le persone che considerava militanti, allo stesso in modo in cui le streve venivano bruciate a Salem. Innumerevoli sono state le persone uccise oppure imprigionate, i Barrigan. I 7 di Chicago, i 21 delle Panthers, Bobby Seale e migliaia di manifestanti contro la guerra sono stati vittime di questa giustizia da caccia alle streghe. Forse alcuni di voi stanno dicendo a se stessi che nessun governo dovrebbe farlo. Bene, tutto ciò che dovete fare è controllare da soli la storia di questo paese e guardarvi intorno per vedere quanto sta accadendo ancora oggi. Dovete solo chiedervi chi controlla il governo e chi sono le vittime di questo controllo. Da quando siete entrati in quest'aula di tribunale avete continuato a sentire nominare il Black Liberation Army. Ai membri della giuria è stato chiesto cosa abbiano letto o visto in televisione, quale sia la loro opinione sul BLA. Molti di voi hanno affermato di pensare che il Black Liberation Army fosse un'organizzazione militare. Avete detto che ciò che avete letto o sentito viene dai media dell'establishment, le principali reti televisive e radiofoniche, il Times, il Post, il Daily News. Ho letto gli stessi articoli che avete letto voi, ho visto gli stessi programmi televisivi che avete visto voi. Quando si tratta dei media ho imparato a non credere nulla di ciò che sento e la metà di ciò che vedo. Ma posso dirvi che se io fossi una cittadina qualunque e se non ne sapessi niente, leggerei quegli articoli e giungerei alla stessa conclusione che Joan Chesimard, Ronald Myers e tutte le altre persone chiamate militanti non sono altro che un branco di... Pazzi maniaci, fanatici, che odiano i bianchi, odiano i poliziotti, giocano con le pistole e combattono per qualche, qualche causa astratta e forviata. Ma l'1% della gente di questo paese controlla il 70% della ricchezza. Ed è questo 1 per cento i capi delle grandi società finanziarie che hanno il controllo dei media e determinano ciò che voi ed io sentiamo per radio, leggiamo sui giornali, vediamo alla televisione. È più importante per noi pensare da dove i media ricevono le informazioni: dal dipartimento di polizia oppure dalla pubblica accusa. Nessun giornale importante o rete televisiva ha mai posto al mio avvocato o a me neppure una domanda. La gente viene processata dai giornali e dalla televisione prima ancora di vedere un'aula di tribunale. Chi viene accusato di aver rubato un'automobile diventa una rete internazionale per il furto delle auto. Una persona è accusata di aver partecipato a una rissa a troubles' reati e i titoli riportano ricercato, maniaco, impazzito. Durante gli anni 70, i media hanno creato titoli a piena pagina che garantivano la vendita dei giornali. Il Black Liberation Army, secondo loro, il BLA era ovunque, qualsiasi cosa accadesse. Era attribuita al Black Liberation Army. Titoli sensazionali fanno vendere i giornali. I media plasmano l'opinione pubblica e i risultati sono spesso tragici. Prima di prestare il vostro giuramento, vi è stato chiesto se sapete cosa sia il Black Liberation Army e cosa faccia. Molti di voi hanno detto di credere che il Black Liberation Army sia un'organizzazione militante. Vorrei parlare un attimo di questo. Il BLA non è un'organizzazione, va oltre questo. È un concetto, un movimento popolare, un'idea. Molte persone diverse hanno detto e fatto molte cose diverse nel nome del BLA. L'idea di un Black Liberation Army è emersa dalle condizioni delle comunità nere, condizioni di povertà, casi indecenti, disoccupazione di massa. Assistenza medica carente e istruzione pessima. L'idea è nata perché la gente nera non è libera o uguale in questo paese, perché il 90% degli uomini e delle donne nelle prigioni di questo paese sono persone nere e del terzo mondo, perché nelle nostre strade si spara e si uccidono bambini di 10 anni, perché la droga ha saturato le nostre comunità sfruttando le disillusioni e le frustrazioni dei nostri figli. L'idea del Black Liberation Army è sorta a causa dell'oppressione politica, sociale ed economica dei neri in questo paese. E dove c'è oppressione ci sarà resistenza. Il BLA è parte del movimento di resistenza. Il BLA vuole la libertà e la giustizia per tutti i popoli mentre le grandi compagnie multinazionali fanno enormi profitti esenti da tasse le tasse per il lavoratore di tutti i giorni salgono alle stelle mentre i politici fanno viaggi gratuiti intorno al mondo quegli stessi politici tagliano i buoni alimentari per i poveri mentre i politici si aumentano lo stipendio milioni di persone vengono licenziate questa città è sull'orlo della bancarotta eppure centinaia di migliaia di dollari sono stati spesi per questo processo. Non capisco, non capisco proprio un governo che spende milioni di dollari in armi per esplorare lo spazio, persino il pianeta Giove e contemporaneamente chiude i centri di assistenza giornalieri e le stazioni dei vigili del fuoco. Ho letto la dichiarazione di indipendenza e ho grande ammirazione per questa affermazione. Consideriamo queste verità come evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che sono stati dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili e che tra questi ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità che per assicurare questi diritti i governi sono stati istituiti tra gli uomini e che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Che ogni volta che una forma di governo diventa distruttiva per questi fini, è diritto dei popoli cambiarla o abolirla e istituire un nuovo governo che ponga le proprie basi su questi principi e che organizzi i propri poteri in una forma che sembri più adatta ad ottenere la loro salvezza e la loro felicità. Tali parole sono particolarmente significative nel bicentenario di questo paese. Vorrei contribuire a rendere migliore questo mondo. Per mia figlia e per tutti i bambini del mondo, per tutti gli uomini e le donne del mondo. Ma voi capite che non è il Black Liberation Army ad essere sotto processo? Io sono qui sotto processo. Ronald, Ronald Myers è qui sotto processo e l'accusa è sequestro di persone rapina a mano armata dove la cosiddetta vittima è uno spacciatore, un venditore di eroina, un uomo chiamato James Freeman. Viviamo a New York ed è impossibile non vedere l'orrore, la degradazione e il dolore associato alla dipendenza da eroina. Molti di voi hanno visto lo sconcertante numero di giovani vite assorbite dall'oblio, dalla morte a causa dell'uso di droghe. Molti di voi hanno visto madri disperate osservare i loro figli trasformarsi in scheletri barcollanti dei quali non ci si può più fidare. E hanno visto i sogni, i potenziali di un'intera generazione di giovani scorrere via, via nel pozzo senza fondo di un ago. E queste vittime, a loro volta... Hanno le loro vittime l'infinito numero di persone derubate, svaligiate, aggredite dai vampiri della droga ai quali non interessa altro che il loro veleno. Vi dimostreremo che James Freeman è un bugiardo. Vi mostreremo che gli altri testimoni della accusa sono tutti amici, parenti, amanti o dipendenti di James Freeman. E che sono dei bugiardi. Vi renderete conto da soli che hanno cospirato e che sono stati montati uomini e donne della giuria. La vita umana è una cosa seria. Vi ho già detto che non ho fiducia in questo sistema della giustizia e credetemi, è vero, ne ho viste troppe. Se ci fosse stato qualcosa di simile alla giustizia, non sarei qui ora a parlarvi. Voi siete stati scelti per essere i rappresentanti della giustizia, voi e soltanto voi avete detto che potete giudicare questo caso sulla base delle prove. Quanto sto affermando ora non è una prova, quanto afferma l'accusa. Non è una prova. Voi potete essere d'accordo o non esserlo con le mie idee politiche, non sono queste ad essere qui sotto processo. Ve lo presentate solo per aiutarvi a capire il contesto politico ed emozionale nel, cale, nel quale questo caso è collocato. Anche se questa Corte ci considera pari, molti di voi hanno un retroterra diverso e diverse esperienze di conoscenze di vita. È importante che voi capiate alcune di queste differenze. Chiedo solo che voi ascoltiate con attenzione. Chiedo solo che voi ascoltiate non solo ciò che diranno questi testimoni, ma come lo diranno. Le nostre vite non sono più preziose o meno preziose delle vostre. Vi chiediamo solo che voi siate altrettanto aperti e giusti. Quanto vorreste che lo fossimo noi se sedessimo sulle panche della giuria per determinare la vostra colpevolezza, la vostra innocenza, le nostre vite e le vite di chi ci è vicino dipendono dalla vostra onestà. Grazie. Quando il pubblico ministero incominciò la sua ringa, furono interrogati un testimone dopo l'altro. Non ricordo quanti fossero. Ma la sfilata sembrava non finire mai. Il processo era un circo. La linea dell'FBI e della Polizia Locale di New York, organizzata e recitata con cura, cominciò a crollare quando i testimoni vennero controinterrogati. L'accusa era così smaniosa di ottenere una condanna in questo processo che aveva fatto ricorso a trucchi stupidi e, e teatrali che le si erano ritorti contro. Un testimone, anche lui spacciatore di droga, zoppicò avviandosi verso il banco dei testimoni con l'aiuto di un bastone, con l'aspetto di uno che fosse a un passo dalla tomba. Quando gli fu chiesta l'origine della sua invalidità, disse che risaliva vari anni prima all'epoca del sequestro. Sia lui che il pubblico ministero dovevano essersi dimenticati che solo un paio di giorni prima aveva saltellato in aula durante un'udienza di identificazione con un aspetto perfettamente sano. Durante il controinterrogatorio fu costretto ad ammettere che solo un paio di giorni prima era entrato in aula senza invalidità visibili e senza l'aiuto del bastone era l'unico testimone che affermava di potermi identificare positivamente perché aveva trascorso in, intere fine settimana a casa sua, ma non seppe dire di quale colore fossero i miei occhi. Il cosiddetto testimone principale James Freeman, la presunta vittima raccontò una storia veramente strappa lacrime sul suo rapimento e sull'ingestione forzata di droghe alla quale era stato sottoposto. Il pubblico ministero aveva con leggerezza dissimulato il fatto che Freeman era un pregiudicato per spaccio di droga. Sapevamo che era in qualche modo collegato all'FBI, ma solo quando venne controinterrogato da James Carroll, l'avvocato di Ronald Myers, emerse il quadro completo della collusione tra lui e l'FBI. Freeman dovette ammettere di essere un informatore pagato dall'FBI. Quando gli fu chiesto se fosse anche stato pagato dall'FBI per incastrarmi, disse che non poteva parlare. Alla fine dell'audizione dei testimoni, le nostre emozioni per il rigetto delle accuse furono respinte e così iniziamo la difesa. Evelyn e Marta Pitts, una mia buona amica, lavoravano con l'acqua alla gola dal momento che non potevamo permetterci di pagare un investigatore, facevano loro tutto il lavoro pratico. Marta, che era infermiera, investigava sull'accusa di Freeman di essere stato drogato. Evelyn girava come una matta per trovare dei testimoni che venissero a deporre. Tutto ciò mi sembrava inutile, visto che non potevo concepire come si potessero trovare dei testimoni della difesa in una simile montatura. Quando fu chiamato il nostro primo testimone, Evelyn appariva compiaciuta e si fregava le mani. Gliel'abbiamo messa in culo questa volta, sognava. Non hanno usato abbastanza sporcizia per coprire le loro tracce. Ed era vero. Le licenze richieste all'ufficio statale per gli alcolici provavano che il bar apparteneva a qualcuno, non al testimone che aveva dichiarato di essere il proprietario. Il vero proprietario dichiarò di avere chiuso il bar prima del presunto rapimento, che ci era entrato ogni giorno durante il periodo di tempo che avrebbe ospitato il sequestro e che aveva chiuso la porta quando se n'era andato e non aveva dato a nessuno il permesso di utilizzarlo. Il bar era stato chiuso per un anno prima del presunto reato. La conclusione irrefutabile e ovvia era infatti che non c'era un bar, una scena del presunto reato e di conseguenza nessun reato. Referti medici, giurati e testimoni esperti in medicina dimostrarono che lo stomaco di Freeman aveva contenuto solo un paio di aspirine e, dichiara, e questo difficilmente convalidava la sua testimonianza di essere stato drogato con delle droghe che non era riuscito a identificare, che sarebbe stato costretto a inghiottire e che lo avrebbero lasciato senza sensi per varie ore. Ovviamente l'8 dicembre 1975 Dopo quattro mesi di processo, la giuria assolse Ronald Myers e me.